Signore e signori, amici di Telegolfo, bentornati dal comunale di Maranola. Davide Guzzardi in cuffia, Tiziana Palombi alle riprese. Siamo pronti per raccontarvi le emozioni della 22esima giornata del girone D del campionato di promozione razziale. Oggi il Formia di mister Pernarella ospite il Real Cassino di Zollo, percorso abbastanza diverso dalle due squadre in questo spicchio di giovedì di ritorno, ma ve ne parleremo al più presto, subito dopo la lettura delle formazioni, mentre le squadre si schierano a centrocampo per il solito saluto al pubblico presente quest'oggi, che tocca abbastanza ferro perché il cielo piano piano si sta riannuvolando. C'è stata pioggia abbastanza prima dell'inizio anche del riscaldamento, durante la partita della Juniores che ha giocato poco prima di quella della squadra major, insomma della squadra della prima squadra. Speriamo che il sole non ci abbandoni così presto nuovamente. Il Formia, numerazione dall'1 all'11, quest'oggi con Raso, Agrillo, Festa, Pepe, Battaglia, Utiero, Tortora, Sar, Petronzio, Milone e Basso. Gli attaccanti del Formia che dovranno fare a meno di Zaccaro squalificato. A disposizione di Pernarella in panchina ci sono Avgul, Cannella, Raspaolo, Nulli, D'Aprile, Lucignano, Pasquale e Della Corte. Il Real Cassino invece di mister Zollo con Calcagno, Pittiglio, Venditti, Marzocchella, Cadam, Tomassi, Gergo, Fantaccione, Tomaselli, Di Nardi, Gelfusa. In panchina invece Landolfi, Terelle, Lanni, Melagrani, Marandola, Patella e Marziale. Siamo i giocatori che si stanno schierando a centrocampo per un minuto di silenzio prima della gara. L'applauso dei giocatori e del pubblico per lo storico presidente del Formia è venuto a mancare proprio in questi giorni, mentre i giocatori in maglia bianca vanno a salutare il pubblico sotto la curva degli Ultras. Noi andiamo a dire anche quali sono qual è il terzetto arbitrale, che la terna arbitrale che avrà il compito di tenere sotto controllo questa partita. Il signor Bosco di Ostia Lido sarà il direttore di gara, e assistenti De Lorenzo, Di Latina e Nguate di Aprilia. Tra altre cose, c'è stata una sostituzione arbitrale, a quanto abbiamo intuito prima del fischio d'inizio. Ci sono intanto 7 punti a dividere le due squadre, Formia al 7° posto, Real Cassino 11°, così come sono 7 i punti che dividono il Formia dalla vetta della classifica. Abbiamo detto percorso opposto quasi per queste due squadre dopo la sosta natalizia, ve ne parleremo sicuramente nel corso di questa telecronaca. Mentre aspettiamo il fischio d'inizio, il Formia in maglia bianca attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, Real Cassino in tenuta rosso-blu invece da destra a sinistra. Dovrebbe essere tutto pronto, noi attendiamo il fischio del signor Bosco di Ostia che arriva in questo momento. È iniziata Formia Real Cassino, il primo possesso per la squadra ospite che però lo spedisce sul petto di Milone. Sar sbaglia anche lui l'appoggio, il terreno abbastanza pesante, almeno a quanto vediamo, la palla fa fatica sia a correre che a rimbalzare. Intanto gioca anche di fino la squadra di casa, Grillo si arrischia in questo dribbling, bene Sar con un tunnel, l'appoggio su Milone, contrastato poi Tortora. Allora attenzione perché si è aperto un varco, ci si infila Fantoccione che però si deve allargare, subisce il recupero di Festa e poi viene abbattuto dal numero 8 in maniera assolutamente involontaria. Cioè comunque calcio di punizione per la squadra di casa, l'involontarietà semplicemente risparmia a Fantaccione il cartellino. Battaglia lascia scorrere poi il pallone verso Grillo che
si appoggia nuovamente al suo alto centrale. Qui bene Milone va a prendersi il pallone di forza, appoggio per Agrillo, Sar di nuovo Agrillo, Formia che ha disperato bisogno di una vittoria quest'oggi anche in virtù degli accoppiamenti di questa giornata, parleremo anche di questo, ci sono 90 minuti per parlare più recupero, per parlare di tutti i temi di questa partita. Nel frattempo il pallone si perde lungo la linea del fallo laterale e allora cominciamo proprio magari dagli accoppiamenti, visto che in questo primo momento di pausa del gioco le squadre di testa della classifica, le prime sei squadre, quelle che sono, che precedono proprio il Formia in classifica, sono impegnate oggi in una giornata sulla carta non complicata, ma sappiamo quanto questo campionato possa riservare sorprese, ne parliamo spesso con gli allenatori sui campi ogni domenica, di quanto sia equilibrato, di quanto anche l'ultima in classifica può impensierire la prima. È proprio questo tipo di scontro ci sarà oggi, perché il Pontinia capolista ospita l'Ermada fanalino di coda del campionato nel più classico dei testacoda. Poi scendendo, saltando un attimo qualche posizione, perché la partita di Cartero di oggi è una ed è precisa. Quarto posto la Mistral, giocherà in casa del Cervaro, tredicesimo. La Nitrella quinta in casa del Roccasecca, sedicesimo. Ferentino sesto in casa della Latri, dodicesimo. Quindi comunque tre squadre che giocheranno in trasferta e sarà, ed è sempre complicato, mentre qui il cross di Milone dalla destra si spegne tra le braccia di Calcagno, sempre complicato fare punti in casa di squadre che magari lottano per evitare anche un posto in zona playout, quindi fondamentale per il Formia fare punti quest'oggi visto questo tipo di accoppiamenti, e poi perché ci sarà Città di Paliano, Monte San Biagio, seconda contro terza in classifica, occasione quindi per recuperare punti nel caso di scivoloni delle squadre di testa e soprattutto su almeno una, se non entrambe, le squadre che seguono proprio la prima posizione da vicino. Tanto Formia che attacca sulla sinistra, viene messo giù basso, non c'è fallo per l'arbitro, era il Cassino che prova a ripartire con Marzocchella, che si affida alla sua destra, ancora questo scambio, per la palla arriva a Tomassi, imposta bene, esce da una situazione rischiosa Real Cassino, poi l'imbucata di Gergo per lo scatto generoso del compagno, Raso che spazza via, è bravo ancora Milone, buon inizio di partita del numero 10 che poi alla fine subisce un colpo, non c'è fallo per l'arbitro, la palla finisce comunque in fallo laterale ma è rimasto a terra il numero 10 che lentamente si rialza. Buon avvio di partita soprattutto per quanto riguarda la conquista del pallone da parte di Milone, che oggi ha un compito non semplicissimo, in classe 97, quello di impostare per le punte in modo da non far rimpiangere il gran lavoro del bomber e termometro emotivo del Formia, Zaccaro. Calcagno intanto può ragionare con il pallone, Marzocchella che comanda le posizioni ai suoi compagni di reparto ed è proprio lui però che rischia di sbagliare l'avvio dell'azione. Gergo in avanti, colpo di tacco di Fantaccione a servire l'inserimento. Intanto Raso rischia tantissimo ma in dribbling riesce ad evitare un avversario. Sar, la palla per Tortora, lancia nello spazio Petronzio, si alza la bandierina del guardaline, il signor Nguate a segnalare la posizione irregolare di Jonathan Petronzio, calcio di punizione per il Real Cassino. Quando abbiamo superato il quinto minuto siamo entrati nel sesto da 15 secondi circa secondo il mio cronometro personale, sperando che collimi alla perfezione con quello che vedete in sovraimpressione. Calcagno finisce giù, Autiero un contrasto di testa con Fantaccione, cercato molto Francesco Fantaccione. Se i dati che mi hanno dato in distinta sono giusti, il più esperto dei giocatori in campo, classe 76. Agrillo
Il cross troppo sul portiere, può uscire Calcagno in presa alta. Mentre arrivano notizie sugli spalti, il Paliano dovrebbe stare già vincendo contro il Monte San Biagio. Nello scontro, abbiamo detto, di cartello di questa gara, cioè di questa giornata. Attenzione, il pallone sbuca dalle parti di Gelfusa, raso con i piedi in calcio d'angolo. Al settimo minuto, la prima occasione della partita. Tutto pronto per il calcio d'angolo. O quasi, sistema il pallone Maximiliano Gergo. Con il mancino, il colpo di testa liberale di Pepe al rimorchio dal limite dell'area Pittiglio, poi spazza lontano il pallone il Formia, fallo laterale per la squadra ospite che può continuare a salire in questa pressione. Pittiglio con le mani, recupera palla in qualche modo il Formia, alla fine c'è un fischio dell'arbitro, dovrebbe essere fallo, mentre finisce giù Lorenzo Tomassi urlando, lamentando magari un fallo, un comportamento scorretto di Pepe che è Marzocchella. No, Tomassi, avevo visto bene. Penso che era da tutt'altra parte del campo. Mi sono lasciato influenzare dalle voci sugli spalti. Non si fa. Autiero. Lancio bello in profondità. Pittiglio lo rimette sulla testa di Milone. Questa volta sbaglia. A Grillo la scivolata non perfetta, il pallone in avanti a cercare ancora Gergo, no, a cercare Gelfusa, scusate. Posizione irregolare però del numero 11. Calcio di punizione che è stato battuto due volte, palla in movimento. Sar allarga sulla sinistra, sale Festa, supera un avversario molto bene, arriva sul fondo, palla messa in mezzo e cross basso, libera Kadam, poi in qualche modo spazza via il Real Cassino, Formia che resta in possesso sulla tre quarti offensiva, il pallone in profondità per Petronzio che lo aggancia, il tiro e il gol di Jonathan Petronzio che sblocca la partita al nono minuto di gioco, il Formia è in vantaggio, un bel lancio in avanti a pescare l'imbucata di Petronzio, bravissimo a scattare sul filo del fuorigioco, a ingannare tutta la linea difensiva del Real Cassino, l'aggancio in area di rigore, il portiere in uscita, difensori in recupero, ma Petronzio ha visto solo e soltanto la porta e ha infilato in gol il tiro che vale l'1-0. Partita che si sblocca quindi già al nono minuto. Gol di Petronzio, la palla in profondità adesso per il Real Cassino che deve recuperare la risposta del Formia al Paliano che è passato in vantaggio sempre se le informazioni sono arrivate correttamente qui sugli spalti contro il Monte San Biagio. Formia che ha l'obbligo di vincere, l'abbiamo detto, situazione abbastanza strana per il Formia in questo girone di ritorno, o meglio dalla sosta, dalla sedicesima partita, l'ultima del 2018, la penultima del girone d'andata, la vittoria nel derby in casa della Mistral, poi sono arrivati solo 5 punti in 5 partite, frutto di una vittoria, quella contro, cioè in casa dell'Ermada, e due pareggi, poi due sconfitte. Percorso diverso invece per il Real Cassino, dove nonostante la sconfitta pesantissima sul campo del Monte San Biagio, 6-0 per i padroni di casa, sono arrivate comunque 3 vittorie e un pareggio nelle altre 4 partite, tra cui la vittoria in casa della Nitrella, 0-1, il pareggio contro il Monte San Biagio, una squadra che contro le grandi evidentemente sa come reagire
come trovare il modo di cavare fuori un risultato utile. Un grande inizio di 2019 per il Real Cassino, che ha risalito la china salendo all'11° posto in classifica. Forma invece che è scivolato verso il basso al 7° posto a causa di questo 2019 iniziato un po' in sordina. Chissà che oggi non possa arrivare il riscatto contro una squadra che, l'abbiamo detto, contro le grandi sa trovare risultati. A Grillo, può mettere giù, ha spazio per avanzare. Passaggio per Tortora e sovrapposizione del numero 2. Tortora si appoggia a Milone, appoggia all'indietro per Sarra. Ancora Tortora, Petronzio ancora lo scatto, ancora in posizione regolare. Il pallone però è irraggiungibile. Troppo lungo, rimessa dal fondo per Calcagno. Abbiamo visto toccare ferro con i guantoni Calcagno prima della partita, chissà che non fosse un gesto per mascherare la tensione o di scaramanzia. Tocchiamo ferro anche noi perché vediamo nuvoloni in avvicinamento. Speriamo che il clima ci grazie almeno per queste due ore di calcio. Sta ora e mezza più intervallo chiaramente. Entra Gergo, scatta sulla sinistra, mette il pallone fuori battaglia, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia rossoblu. Rimessa per il Formia, può salire in pressione Real Cassino che però rinuncia. Battaglia si appoggia a Raso. Anche questa scelta, vediamo Raso al posto di Avgul in porta. Autiero sbaglia questa apertura, recupera il pallone Gergo che avanza sulla sinistra, mette in mezzo, lascia scorrere Pepe, Festa, no era Pepe, sì. Petronzio, fermato in maniera regolare da Kadam. Di Nardi allarga il pallone sulla destra, Venditti si appoggia a un compagno che finisce giù, era ancora Di Nardi, subisce il fallo, calcio di punizione, mentre il guardalinea, il signor De Lorenzo, si deve allacciare le scarpe. Capita anche alla terna arbitrale di avere qualche problema. Calcio di punizione sul punto di battuta, Diego Marzocchella. No, non è vero. Non è assolutamente vero, deve essere Tomassi. Sì, Tomassi, pallone basso, schizza, non riesce a uscire il Formia. Ci prova adesso, finisce giù urlando Gergo. L'arbitro evidentemente ne ha abbastanza di questi tentativi di richiamare l'attenzione. Non fischia il fallo. Formia prova a scappare in avanti, basso, contrastato, la palla che schizza in fallo laterale. La rimessa è per la squadra di casa. Non siamo arrivati al quarto d'ora, 15° minuto che se n'è andato per quasi per metà. Siamo quindi per scavallare definitivamente il quarto d'ora, il primo quarto d'ora della partita. Formia in vantaggio con il gol di Petronzio al 9° minuto. Avanza intanto Gelfusa che guadagna una rimessa laterale sul settore di destra. Al di là del gol, una opportunità proprio per Gelfusa al 7° minuto. Non perfetta la difesa del Formia, il pallone è arrivato al numero 11, ospite che si è presentato da solo davanti al portiere, non è stato però abbastanza lucido. È stato anche bravo Raso a indovinare e a respingere di piede in calcio d'angolo. Poi è arrivato, 2 minuti dopo, il gol che ha sbloccato la partita. Kadam, bravo a dribblare un avversario, a servire Di Nardi. Azione che ha provato a svilupparsi sulla destra. Formia che ha fatto densità da quella parte e ha recuperato palla. Ancora tanti uomini nella zona del pallone. Il Real Cassino che recupera, scappa sulla destra Venditti. Il recupero di palla di Festa irregolare. Lancia in avanti Petronzio che sembrava in posizione regolare. Sembrava in posizione regolare, poi il signor Nguate ha alzato la bandierina.
Fuorigioco segnalato da Nguate di Aprilia e fischiato poi dal signor Bosco di Ostialido. Calcio di punizione che ha fermato un'azione potenzialmente pericolosissima, perché Petronzio poteva involarsi da solo nella metà campo avversaria verso la porta di Calcagno. Intanto avanza Pittillo sulla sinistra, guadagna il fondo, palla messa in mezzo, il tiro da due passi, il miracolo di Raso! Il miracolo di Raso, incredibile la parata del portiere del Formia, un'ottima azione del Real Cassino, il cross dalla sinistra di Pittiglio e da due passi Tomaselli non è riuscito a segnare. Attenzione però, perché ancora Real Cassino che stavolta attacca la destra, Gelfusa, cicca il pallone di Nardi, la palla arriva, schizza ancora, attenzione, c'è il fuorigioco. Real Cassino pericoloso quando abbiamo scavallato ormai il quarto d'ora, 17° minuto, il miracolo di Raso su Celestino Tomaselli. Calcio di punizione battuto, ma ancora Real Cassino che prova a farsi avanti con Fantaccione. Festa, controlla e poi spedisce il pallone in avanti. Milone lotta contro due, vorrebbe il fallo per Narella, alla fine il fallo lo commette Milone. Credo ci sia stato un cambio di fasce tra i giocatori, tra gli esterni del Formia, con Milone che torna sulla destra e Tortora si dovrebbe essere spostato sulla sinistra. In questo momento opera nella zona centrale del campo, sì, è un 4-2-3-1 quello del Formia con Sar e Pepe, sì, in questo momento sembra proprio un 4-2-3-1. Un po' più complessa invece la disposizione degli uomini di Zollo da capire. Potrebbe essere un 4-3-3, ma abbiamo visto comunque spesso Gelfusa anche impegnarsi sulla fascia. Mentre qui sbaglia un rilancio il Formia, ancora impreciso nel ripartire dalla difesa. Pepe ancora stoppato, attenzione perché prende posizione ancora Tomaselli. La bandierina che si alza del signor De Lorenzo. Fuori gioco, Tiranzo Spiori sollieva il Formia, ma soprattutto si arrabbia tantissimo. Immagino lo sentiate anche entrare nel nostro microfono Mauro Pernarella, per questi momenti di pausa mentale che si prendono i suoi difensori e potrebbero costare molto molto cari. Pallone che esce, la rimessa laterale per il Real Cassino. Serie di rimpalli di testa, poi alla fine esce vincitore il Real Cassino con Pittiglio. E la pressione di Milone che commette fallo, e va, l'arbitro gli va a dire qualcosa, il fallo su Gergo. Ha detto guarda, penso gli abbia detto che è l'ultima chance che gli concede per evitare il cartellino. Gergo e Pittiglio sulla sinistra, il calcio di punizione viene battuto però in posizione centrale, c'è il fallo di Tomaselli. Gioco molto spezzettato in questa fase. Io sto ancora cercando di capire come si è disposto il Real Cassino. Sembra un 4-4-2 col rombo a centrocampo, con Gelfusa a fare da trequartista, Di Nardi e Gergo rispettivamente a destra e a sinistra a fare le mezzali pronte però ad allargarsi sulla fascia. La rimessa è per il Real Cassino. Intanto
Che sono confuso perché in questo modo dovrebbe esserci Fantaccione a fare il partner d'attacco di Tomaselli, almeno in questa fase sembra così. Intanto rimessa laterale per il Real Cassino, lascio le mie lucubrazioni alla mia testa. Marzocchella, Kadam, la pressione di basso, il lancio di Kadam può diventare buono proprio per Gergo, pallone però leggermente lungo che si accomoda sul fondo, pronto a battere la rimessa raso, 22esimo in corso del primo tempo. Formia in vantaggio per 1-0, ma occasione clamorosa per il Real Cassino al 17esimo minuto con Tomaselli servito benissimo da Pittiglio, cross dalla sinistra, il numero 9 si è trovato a tu per tu, a un passo dalla rete con Raso, ma il portiere classe 95 ha fatto quello che si può definire un vero e proprio miracolo, anche perché la conclusione di Tomaselli c'è stata, cioè è andato incontro al pallone con il destro anche in maniera abbastanza forte. Raso è stato bravo sia nel posizionamento che nel riflesso distinto a cacciare via il pallone dalla propria porta. Autiero, larga sulla sinistra per Festa, l'appoggio ancora per Autiero, si fa vedere vicino Sar, preferisce andare da Tortora, si appoggia adesso a Sar, ancora Autiero, di nuovo Festa, lo scatto sulla sinistra in posizione regolare, invece no, si alza di nuovo la bandierina, fuori gioco di basso. Possiamo sicuramente essere stati ingannati dalla prospettiva, non abbiamo la possibilità di rivedere l'immagine in linea, quindi ci fidiamo della segnalazione del signor Nguate di Aprilia. Al di là di quell'episodio su Petronzio, comunque è sembrato sempre molto sicuro il guardaline dalla parte più vicina alla nostra postazione. Calcio di punizione, pronto a battere Diego Marzocchella, molto conosciuto a queste latitudini. Calcagno, Kadam col mancino dove però ci sono solo maglie bianche, battaglia saggiamente, lascia Raso che si è chiamato il pallone e lo va a prendere con le mani in maniera comoda e s'appoggia sul terreno di gioco. Autiero, Festa sulla fascia sinistra, la pressione appena accennata di Fantaccione che adesso è chiuso però in mezzo praticamente a quattro giocatori del Formia che si passano il pallone. Sar, il colpo di testa a liberare di Venditti. Festa ancora. Per un pelo non fa uscire il pallone. Attenzione! Attenzione perché potrebbe essersi fatto male un giocatore del Real Cassino. Il tentativo di intercettare il pallone. Zoppica. Credo Tomassi. Se non ho visto male, adesso però accenna una corsa, è un po' zoppicante. Il giocatore del Real Cassino l'abbiamo proprio visto tentare l'intervento, ma azzopparsi quasi da solo sul terreno di gioco. Adesso ancora sulle gambe, problemi per Lorenzo Tomassi, classe 94 del Real Cassino. Mentre Gelfusa non riesce a conquistare la rimessa laterale che sarà per il Formia. Non si scaldano uomini però dalla panchina di Roberto Zollo. Forse Tomassi sta cercando di valutare le sue condizioni prima di fare una segnalazione al suo allenatore. Intanto lo scatto di Milone, questa volta sicuramente posizione regolare. Colpo di testa però preciso di Pittiglio a liberare tutto e a mettere in fallo laterale. Festa con le mani, prova ad avvicinarsi Pepe, poi alla fine si va da basso, Tortora con il destro, Milone, Petronzio lotta, prende posizione in mezzo a tre, finisce giù, forse c'era qui fallo di Kadam, l'arbitro non fischia, sta lasciando però correre praticamente sempre in queste circostanze direttive di gara, chiaramente questo il suo metro. Per questa gara, onestamente, ci fa anche piacere vedere il gioco correre un pochino di più. Bella combinazione, intanto qui dei giocatori del Formia, non riesce però a sfondare la linea del centrocampo Tortora. Real Cassino che prova a combinare bene in questa fase, lancio poi in avanti diretto nelle mani di Raso che interrompe in questo modo l'inerzia dell'azione.
Formia che può ridisporsi bene in mezzo al campo. Mentre sì, a questo punto è chiaro che sia Fantaccione il partner d'attacco di Tomaselli. Si sono anche scambiati i due. Adesso Fantaccione fa la punta di sinistra, Tomaselli la punta invece di destra. Si va a ingabbiare un po' Utiero, che poi riesce a scambiare in qualche modo con Festa. Lì bene in avanti, basso, anticipato poi il giocatore del Formia. Battaglia di testa, Utiero svirgola in maniera pericolosa. Alla fine va a prendersi questo fallo con tanta, tanta esperienza Ciro Utiero. Fallo fischiato a Tomaselli, che ha qualcosa però da dire all'arbitro. Si scambiano opinioni i due. Ha sicuramente accentuato il contatto a Utiero, questo non vuol dire che non ci fosse fallo. Basso di testa, Tomassi recupera palla, il colpo di testa in appoggio di Tomaselli. Fantaccione finisce giù in contatto con Battaglia. L'arbitro però in questo caso, come sempre in questi casi, ha lasciato correre. Qui sbaglia, non si intende. Non si intende Tortora con Petronzi, occasione sfumata, signori, intesa comunque tra i due. Era scattato dritto per dritto Petronzi, magari aspettandosi una palla alta. È stato un suggerimento basso, come se Petronzi avesse dovuto scendere verso la fascia destra, verso il centro del campo. Tanto Real Cassino, Di Nardi non riesce a scaricare per un compagno. Basso completa il recupero, sbaglia tutto però il recupero di Tomassi. A questo punto dovrebbe essersi completamente ripreso dopo quel momento di difficoltà. Rimessa laterale per il Formia. Fase un po' confusa della partita, nessuna delle due squadre riesce a impostare liberamente il pallone. Tanta pressione, tanti errori, anche se sembra il Real Cassino la squadra un po' meno presente mentalmente sul campo. Il Formia pare avere le idee un po' più chiare, ma sta trovando sicuramente molta difficoltà ad esprimere il proprio gioco, spesso liberandosi del pallone all'indietro, come in questo caso. Autiero riesce a dribblare in qualche modo Tomaselli. Scusate, si scontrano qui Festa e Basso, si tamponano i due. Il risultato è un'altra palla persa. Sar in pressione, recupera bene, apre poi per Agrillo, che ha tanto spazio qui sulla destra. Lo scarico ancora per Sar, si allunga leggermente il pallone, serve poi ancora Agrillo che fa carambolare la palla su Pittiglio, no scusate, su Gergo. Rimessa laterale per il Formia. Eccolo Pittiglio che va in pressione su Milone. Sar qui va a prendersi il pallone con le mani, convinto di aver subito fallo. Attenzione perché queste cose possono costare anche un cartellino. L'arbitro grazia il numero 8 del Formia. Abbiamo detto, e questo è il metro, non sta fischiando determinati contatti. I giocatori in campo dovrebbero ormai essersi abituati, visto che sono passati 30 minuti, ma continuano a buttarsi giù e a pretendere il fischio. Ripetiamo, questo non vuol dire che non ci sia fallo, non ci siano gli estremi per fischiare un calcio di punizione. Semplicemente il signor Bosco ha deciso che per questa partita certi contatti non sono punibili con il fallo. Chissà che le cose non cambiano nel secondo tempo, se ci sarà un inasprimento dei contatti dovuto proprio a questa cosa. Usare questo metro spesso è pericoloso, mentre il Formia perde in modo banale un'altra palla. Grillo non riesce a raggiungere il pallone, è spedito malamente dalla fascia sinistra verso la sua posizione. Real Cassino che può avanzare con le mani, Pittiglio cerca e trova Gergo, guadagna di nuovo il fondo, cross in mezzo, in qualche modo Festa, poi di testa Tortora a cercare Petronzio, deve ripiegare all'indietro il Real Cassino. Kadam, dopo l'appoggio di Marzocchella, si affida a Calcagno, rimessa lunga con il destro, non possono intervenire i giocatori d'attacco che erano tutti in fuorigioco e non erano tornati. Qui Sara fa un tunnel praticamente a Pepe. Pepe anche lui abbastanza preso mezzo alle campane in questa partita, meno in questo inizio di primo tempo.
La palla che scavalca la linea del fallo laterale, rimessa per il Formia, che deve trovare il modo di calmare il ritmo, rallentare, cercare di ragionare, uscire dal pressing del Real Cassino in modo pulito. Ma ancora una volta un ennesimo pallone regalato dalla difesa. Gergo con l'esterno. Cerca e trova Di Nardi, arriva in recupero di basso, prova ad aprire poi verso la fascia destra. C'è una deviazione che favorisce Petronzio, che però era in posizione irregolare. Fuori gioco. Poi Real Cassino che vorrebbe battere addirittura nella metà campo sbagliata. Kadam, Pittiglio, Kadam. Mette quasi in difficoltà Tomassi, che riesce però a uscire dalla pressione e ad aprire per Marzocchella sulla destra. Marzocchella al colpo di testa di Tomaselli. Recupera palla il Formia ancora una volta, però Pepe sparacchia questo pallone. Petronzio scivola e abbatte Marzocchella. L'arbitro non fischia niente. Pallone diventa buono per basso, dribbling contro dribbling. Viene, finisce giù ed è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Formia, steso basso all'altezza del vertice destro, vertice alto destro dell'area di rigore. Era entrato in area, dribbling contro dribbling, il tentativo, adesso non sappiamo bene, di cross o ritiro. Il fallo di Venditti che ha messo giù basso. Direttore di gara non ha avuto dubbi, segnalando immediatamente il penalty. Tiro dai 11 metri per il Formia. Sul pallone ci va proprio Vincenzo Basso, classe 88 contro un classe 99. 11 anni di differenza tra i due. Vedremo se l'esperienza di Basso basterà a spiazzare il portiere oppure no. Adesso il fischio del direttore di gara. Parte basso, rincorsa lenta con il destro, spiazzato il portiere ed è il 2-0 al 33esimo, 34esimo, iniziato da una decina di secondi. Il gol di Basso che va a levare assolutamente le castagne dal fuoco al Formia. Un benvenuto ad Antonio, presumiamo il figlio del giocatore. Non conosciamo, insomma, le cose di gossip, quella notiziana, e chiaramente solleva le spalle, non siamo a conoscenza di questi piccoli dettagli. La cosa importante è che al 34esimo il Formia può respirare, perché dopo una fase brutta, e dobbiamo dirlo, di questa partita, dove la squadra di casa è sembrata non capirci molto, Basso su calcio di rigore che si è conquistato. Mette due lunghezze di differenza tra le due squadre quando mancano poco più di 10 minuti alla fine del primo tempo e non, cioè, crediamo, almeno credo, che non ci sarà recupero o comunque non più di un minuto, perché le interruzioni sono state pochissime. L'arbitro ha lasciato correre molto, non in questa occasione. Tortora sbaglia l'intervento conquistando il pallone ma stendendo Pittiglio. Calcio di punizione giusto per il Real Cassino. Tomassi lascia Kadam la battuta di questo calcio di punizione con il mancino, pronto a cambiare fascia. Capisce tutto Basso che va a intercettare di testa. Serve Petronzio, attenzione Marzocchella, chiude bene. Ancora Basso però a conquistare l'ennesimo pallone di questa sua partita. La palla in avanti, bella combinazione per Milone. Milone con il destro! Sotto le gambe di Calcagno, che in qualche modo riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo. Combinazione fantastica di Milone e Tortora. Tortora senza guardare a dare questo pallone di ritorno a Milone, che si è infilato tra i difensori al 35esimo. Palla in mezzo, ribattuta dalla difesa, ancora Pepe, doppio passo
Palla in mezzo e ancora calcio d'angolo. Mentre la mia pinna è finita. Abbiamo problemi anche. Ah no, ok, è risuscitata anche la mia pinna. Così come il Formia in questa fase finale di primo tempo. Guardate come cavo metafore fuori dal nulla. Palla profonda, Real Casino che non riesce però a sviluppare l'azione. Agrillo controlla la rimessa laterale. 37esimo in corso, Formia in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Petronzio e al rigore di Vincenzo Basso, che ha messo fine a un momento di difficoltà, di grande difficoltà, non solo del Formia ma di entrambe le squadre ad esprimere il gioco ideale. Ma il Real Casino si era praticamente assediato nella metà campo della squadra di casa, soprattutto a causa di tanti errori in uscita della squadra di Pernarella, che ha cercato comunque sempre, sicuramente più del Real Casino, di capire come andare in avanti. Il gol è arrivato come una liberazione. Petronzio per Tortora, si alza però impietosa la bandierina della signora Nguatè. Ma abbiamo detto, il gol è arrivato proprio come una liberazione. Adesso i giocatori del Formia giocano molto più liberi. E proprio poco fa solo un miracolo di calcagno ha salvato il Real Casino dal 3-0. Petronzio, ancora una bella palla recuperata bene dal Formia. Petronzio però si perde sul recupero palla di Kadam. Battaglia di testa, Sar, lo scambio con Pepe nello stretto, si mette in mezzo Tomassi e recupera palla. Di Nardi, Autiero, poi può controllare, attenzione, è uscita di Raso minacciata da Gelfusa. Sar recupera palla e Real Casino. Tomassi, recupero ottimo qui di Festa e deve scappare, addirittura cambia fascia da sinistra a destra, guarda l'indietro, c'è Agrillo, la pressione di Gergo. Agrillo molto bene per Tortora, serve Festa, ancora Tortora che si butta dentro, Festa doppio passo, perde però troppo tempo e allora deve scaricare nuovamente su Sar, che allarga sulla destra, rinuncia a recuperare questo pallone. Tortora, gestito male questo, gestita male questa azione offensiva per il Formia, che però ha ritrovato energie, soprattutto mentali, soprattutto idee. Qui bravo Sar a mettere il pallone in fallo laterale. 39esimo. Pittiglio con le mani in avanti a cercare la testa di Tomaselli. L'errore però arriva da Fantaccione, quindi recupera palla il Formia. Finisce giù Pepe, l'arbitro questi contatti non li fischia. Pittiglio all'indietro per Calcagno. Battaglia, imperioso di testa. Vorrei dare una spiegazione su quello che sto dicendo riguardo i contatti non fischiati dall'arbitro. L'arbitro sembra non voler fischiare quando i giocatori finiscono giù e reclamano immediatamente stesso mentre finiscono giù il calcio di punizione. Sto facendo questo dall'inizio della partita. Evidentemente non vuole che siano i giocatori stessi a chiamarsi il fallo. Sta punendo questo atteggiamento semplicemente non fischiando. Venditti fermato da Basso, che sta giocando un primo tempo di enorme spessore per quanto riguarda ritmo e intensità. Recupera palla, spesso lui, rilancio l'azione, spesso lui si è andato a conquistare il rigore che ha poi realizzato, quello del 2-0, sicuramente migliore in campo in questo primo tempo il numero 11 del Formia. Kadam sporta avanti il pallone in modo molto elegante. Pittiglio dopo il rimpallo avanza sulla sinistra con Tassaro, da Sarre e da Grillo. Alla fine finisce il campo, si trascina il pallone sul fondo.
Raso può andare a battere mentre abbiamo superato il 40esimo. Siamo entrati ormai quasi nel 42esimo minuto. Ci avviciniamo ai titoli di coda di questo primo tempo, all'intervallo di questa partita. Vedremo se ci sarà recupero. Presumo non più di un minuto. Ma io spesso sbaglio, io e i numeri siamo nemici naturali, non per niente faccio un mestiere dove per la stragrande maggioranza del tempo si deve parlare e non fare calcoli. Gelfusa scende sulla sinistra, marcato da tre uomini, questo lascia libero Tomassi che può impostare e avanzare lo scavetto a cercare l'inserimento di Tomaselli. Sventa la difesa del Formia che poi però ha fretta di sparare via il pallone e allontanare le minacce. Kadam per Marzocchella, che però non ha compagni vicino, lento, lentissimo il Real Cassino a rientrare, solo adesso in 5 rientrano dal fuorigioco. Tomaselli, l'appoggio sul compagno, poi allarga il pallone sulla destra, sempre il numero 9, dove opera Di Nardi, si gira la palla di esterno destro direttamente su Sarga, ancora una volta sparacchia il pallone avanti senza pensieri, palla che si allontana e si allunga e finisce in fallo laterale, nonostante Basso tentasse di andarla a recuperare. Marzocchella con le mani per Calcagno. Kadam, Otiero anticipato da Tomaselli che è più alto di lui, lo scambio con Gelfusa, ancora Gelfusa e rientra sul mancino, poi sul destro, cincischia troppo col pallone numero 11 e Battaglia lo annulla, andandosi a riprendere il pallone, serve Otiero, l'appoggio, bene Milone, poi rientra in mezzo al campo con il primo tocco, perdendo un tempo di gioco dove poteva servire Tortora a Grillo, ancora Tortora però lezioso in questo tocco con il tacco, palla sbagliata, attenzione, Basso può andare al tiro con il portiere fuori posizione, recupera però Calcagno il suo posto tra i pali e va a bloccare. Tiro debole questo di Basso, chiaramente ha avuto poco tempo per controllare il pallone, guardare e tirare, quindi va bene anche così. Sar sbaglia tutto, Pepe non riesce a trovare il suo compagno. Gelfusa, elegante in mezzo a tre, poi sbaglia come spesso accade, Real Cassino fa una cosa bene e una cosa male, il risultato è palla recuperata dal Formia. Petronzio l'appoggio per Milone. Basso, posizione irregolare, Basso ha guardato il guardaline, come ha toccato il pallone, si è accorto di aver servito Festa in posizione irregolare. Passaggio ha guardato subito il signor Nguaté, sperando magari che il guardaline non si fosse accorto della posizione regolare del compagno. Fuorigioco, calcio di punizione, siamo entrati nel 45esimo, ultimo minuto di questo primo tempo. Aspettiamo di vedere se ci sarà segnalazione del recupero. Fantaccione contrastato ancora da Battaglia che recupera palla, sbaglia poi ad impostare il tiro dalla distanza di Tomassi, ancora che recupera palla dopo il rimpallo. Tomassi in area di rigore, all'indietro arriva l'intercetto ancora di un Basso che sta veramente giocando un primo tempo incredibile. Battaglia scende sulla destra, il servizio per Tortora che è andato però ad accentrarsi, ha sopravvalutato probabilmente le possibilità del compagno. Tortora scivolando all'interno del campo. Battaglia non aveva altra possibilità se non quella di allargare invece il gioco. E finisce qui senza recupero il primo tempo, 2-0 per il Formia, un primo tempo decisamente intenso, bruttino nella fase centrale a salvare tutto, però ci hanno pensato Petronzio e Basso al nono minuto, il gol che ha sbloccato il risultato con un miracolo di Raso su Tomaselli, il miracolo poi è arrivato dall'altra parte di Calcagno dopo un'azione stupenda del Formia che si è sbloccato quando è arrivato al 34esimo il 2-0 di Basso su calcio di rigore. Per il primo tempo è tutto, noi ci vediamo qui tra poco, tra pochissimo, per il secondo tempo di Formia Real Cassino.
Signore e signori, eccoci qui di nuovo pronti dal comunale di Maranola, sempre Davide Guzzardi in cuffia, sempre Tiziana Palumbi alle riprese, il Formia è avanti all'intervallo 2-0, Petronzio al nono minuto, Basso al 34esimo su calcio di rigore, inizia in questo momento il secondo tempo di Formia Real Cassino. Vittoria che sarebbe fondamentale per la squadra di casa per riprendere un ruolino positivo in questo girone di ritorno. In questo momento solo una vittoria nelle ultime 5 partite. In questo girone di ritorno sono arrivate due sconfitte, le ultime due consecutive sul campo del Monte, in casa contro il Monte San Biagio 1-2 risultato finale, e in casa della Nitrella 1-0 per i padroni di casa nella 20ª e nella 21ª giornata di questo campionato. L'ultima vittoria del Formia contro l'Ermada alla 19ª, poi due pareggi prima di questa partita e prima ancora la vittoria in casa della Mistral, girone di ritorno che è quindi iniziato con le marce basse per quanto riguarda la squadra di Pennarella, che deve ritrovarsi quest'oggi, lo sta facendo almeno fino a questo momento, contro una squadra che invece, come abbiamo detto anche nel corso del primo tempo, sta avendo un ruolino di marcia in questo girone di ritorno abbastanza positivo. Dopo la sosta sono arrivate tre vittorie contro Ermada, Anitrella e Casalvieri, un pareggio contro il Monte San Biagio, una sola sconfitta proprio due giornate fa in casa del Monte San Biagio, seppur con punteggio tennistico 6-0 la vittoria della squadra di casa. Squadra che con le grandi ha dimostrato di saper giocare, di saper portare punti a casa. Scusate, ma la voce è un po' rauca dovuta a questi cambi climatici repentini. Adesso ha cominciato a tirare anche vento al comunale, mentre il Formia prova a scappare. Petronzio in chiara posizione irregolare, non se n'è avveduto Tortora, che ha lanciato comunque il numero 9 e chiaramente si è dovuto fermare, non ha potuto proseguire l'azione Real Cassino, e quindi prova ad impostare con Marzocchella, si appoggia a Kadam. Trova Tomassi, che ha avuto dei problemi nel corso del primo tempo, sembra essersi però completamente ripreso il numero 6. Il pallone diventa buono per Milone, che ha avuto un avvio di partita buonissimo, poi è salito in cattedra in maniera prepotente Basso, che ha recuperato un'infinità di palloni cercando di lanciare i compagni, poi si è conquistato il calcio di rigore che al 34esimo è andato a realizzare fissando il risultato sul 2-0. Palla in profondità diventa buona per Tomaselli, la palla schizza, libera il Formia, adesso proprio Basso che mette giù, si appoggia a Pepe, allarga sulla destra, ancora Pepe, serve a Grillo, rallenta il Formia, lo scatto di Milone, attenzione Petronzio, la porta è sguarnita, l'appoggia indietro, il tiro di Tortora che a porta vuota spedisce il pallone fuori. Incredibile l'errore del numero 7 che a porta vuota poteva fare qualsiasi cosa, ha stretto troppo la conclusione che si è accomodata sulla destra del palo. Incredibile. Scusate, al quarto minuto la voce mi sta abbandonando. Al quarto minuto della ripresa, occasione clamorosa per Tortora, che ha messo palla sul fondo. L'uscita sbagliata di Calcagno, che è stato anticipato da un suo difensore. Finito anche giù Calcagno, ha avuto la peggio in questo scontro fratricida. La palla è schizzata in area di rigore, Petronzio non ha trovato lo specchio libero, si è dovuto girare, ha appoggiato la palla all'indietro per Tortora al rimorchio, che con tutta la porta davanti ha però spedito il pallone sul fondo. Si salva il Real Cassino, gioco fermo da un minuto più o meno
per consentire le operazioni di ripresa a calcagno che è ancora dolorante al ginocchio sinistro, tant'è che al rinvio ci va il numero 5 Elis Kadam, recupera palla però il Formia, bene Milone, si appoggia a Pepe, Tortora in qualche modo il pallone schizza sulla sinistra dove riceve Basso sulla posizione di Sar, servito, lo rincorre Venditti, Sar col mancino sbaglia però completamente il cross che va sul fondo, scoordinato Sar, questo cross col mancino va subito però a riguadagnare la posizione, Formia che si è schierato nel primo tempo con un 4-2-3-1 che adesso andiamo a ricapitolare dandovi di nuovo quindi le formazioni in campo con Raso in porta a destra a sinistra, difesa con Grillo, Battaglia, Autiero e Festa al centrocampo a due con Pepe e Sar, a tre quarti variabile ma vediamo quella che in questo momento è in campo disposta in questo modo con Milone, Tortora e Basso, in attacco Petronzio mentre attacca Real Cassino, attenzione il pallone in area, libera in qualche modo la difesa, Petronzio si appoggia su Pepe. Di prima il suggerimento per Milone che gli ritorna il pallone al volo, di prima bella azione, Pepe scende, supera due avversari, ancora Pepe allarga il pallone sulla destra, c'è Petronzio, scivola a terra Kadam, se ne va Petronzio, la palla dentro ancora per il destro di Tortora che cicca il pallone, che innocuo si finisce tra le braccia di Calcagno che lancia con le mani, appena possibile vi daremo anche l'11 in campo del Real Cassino che in questo momento attacca, il lancio lungo però si spegne tra le braccia di Raso, e allora andiamo con la formazione del Real Cassino, in porta c'è Calcagno a difesa a 4 con Pittiglio e Venditti, terzini Kadam e Marzocchella centrali, il centrocampo di quello che è stato effettivamente un 4-4-2 con il rombo a centrocampo con vertice Basso, Tomassi, mezzala a sinistra e a destra Gergo e Di Nardi, trequartista e vertice alto di questo rombo Gelfusa, davanti Fantaccione e Tomaselli, qui rinvio sbagliato favorisce proprio Gelfusa, finisce giù Fantaccione, non c'è fallo, Sarra fa ripartire l'azione, Tortora si perde un attimo il pallone, un po' perso in questo avvio di secondo tempo, Tortora che adesso si affida a Festa che scende sulla sinistra, passaggio per Basso, rientra sul destro, si va al centro del campo, Sar, Milone sale a destra Grillo che ha spazio per avanzare, gli va incontro Pittiglio, allora si ferma Grillo, dietro ancora per Sar, in appoggio Milone che arretra, ancora Sar con calma, il Formia senza l'esigenza di dover spingere subito nelle prime fasi dell'azione, Basso bene per la sovrapposizione di Pepe, la palla dentro di Festa chiaramente, palla in mezzo per Petronzio che tira ma non trova la porta, all'ottavo minuto una buona opportunità, con pazienza il Formia riuscendo a fare quello che per lunghi tratti nel primo tempo non era riuscito a fare, cioè quello di giocare con calma ragionando, trovando gli uomini liberi, tante palle perse ma da una parte e dall'altra, è stato un primo tempo effettivamente non bellissimo da vedere, sbloccato però dai sussulti della squadra di casa che ha trovato il modo di passare in vantaggio con Petronzio e poi di chiudere sul 2-0 il primo tempo con il rigore conquistato e realizzato da un Vincenzo Basso che è salito in cattedra in questa partita. È proprio lui che va a recuperare questa palla adesso intercettando il passaggio, la sovrapposizione arriva puntuale di Festa, il pallone però sbagliato, questa volta l'errore del numero 11 che ha servito il compagno troppo sui piedi, insomma preso in controtempo, anche qua sbaglia l'intervento Basso, Sarra ci mette una pezza e stoppa subito l'avanzata di Tomassi, ancora una volta in fallo laterale, Tomaselli, Sar ci mette il piede, Tortora non ci può arrivare, quindi Kadam spara in avanti sulla sinistra dove sale velocissimo Gergo, bravo a Grillo a fargli sbattere il pallone addosso, rimessa dal fondo per Raso, decimo minuto del secondo tempo, sempre 2-0 per il Formia. Pronto al rinvio
Raso, portiere classe 95 che sostituisce Avgul, si è accomodato in panchina il classe 99 titolare praticamente per tutto il girone d'andata e anche per questo avvio del girone di ritorno. Agrillo, Sar, Milone in campo, Yander per il Formia, attenzione la posizione irregolare qui di Tomaselli che è andato a segnare ma in posizione irregolare, ha alzato la bandierina Anguate, ha aspettato finché Tomaselli non è effettivamente entrato in possesso, nel momento del tiro la bandierina era alzata. Calcio di punizione, lo va a battere Battaglia, presumibilmente sarà un campanile, insomma un lancio lungo a cercare Petronzio, infatti così è, salta a vuoto Petronzio, il pallone diventa buono per Tortora che però se lo perde, ancora Petronzio commettendo fallo però su Tomassi, calcio di punizione per il Real Cassino. Battuto con palla in movimento, chiede calma ai giocatori in campo Bosco. Punizione battuta di nuovo con palla in movimento, questa volta l'arbitro però lascia fare. Marzocchella profondo a cercare l'inserimento di Gelfusa, ecco, colpo di testa impreciso e favorisce Di Nardi. Ci mette il piede Festa che però non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Corner e opportunità per la squadra ospite che sbuca dalle parti della difesa del Formia con questo calcio d'angolo quando siamo arrivati al dodicesimo minuto di questo secondo tempo. Palla in mezzo, il colpo di testa liberale di Pepe, corre ed evita il fallo laterale basso, la palla per Milone. Battaglia che avanza, poi il tiro da fuori di Pepe che ha visto il portiere leggermente fuori dai pali, non trova però neanche lo specchio della porta. Buona iniziativa comunque del Formia e di Pepe, deve la squadra di casa, diciamo, intimorire la squadra ospite anche in questo modo. Marzocchella, la sponda di petto di Tomaselli, sbaglia però Di Nardi, il pallone finisce controllato da Grillo, combina Pepe con Sar, Battaglia all'indietro per Raso che spara in avanti, Tortora più in alto di lui, salta Kadam, Petronzio lotta, riconquista il pallone e subisce il fallo, molto bene in questa fase Petronzio. Sta facendo tanto lavoro sporco Pepe, battuto il calcio di punizione, servito Festa, poi si va da basso, rientra sul destro, si ferma, passaggio all'indietro per Sar, Pepe ancora basso, c'è largo Festa, basso però rientra in mezzo al campo perché è marcatissimo il numero 11, il lancio intercettato, Gergo mette giù Fantaccione, cerca poi lo scatto di Pittiglio, basso, basso che fa il terzino destro addirittura in questo momento e va a conquistarsi il calcio di punizione. Chissà se riuscirà a mantenere questo ritmo fino alla fine della partita il numero 11 che sembra davvero stare spendendo tutto quello che ha. Festa, Sar, supera molto bene gli avversari, però sbaglia l'impostazione, attenzione perché Petronzio va in pressione su Kadam, se la cava il numero 5 ma deve liberare in fretta Real Cassino. Pepe che non va di testa, salva tutto Battaglia, a Grillo molto bene per Sar, Tortora di petto la mette giù, basso il sombrero su Tomassi, Milone a spazio, prova a entrare in area, lamenta un fallo di mano, l'arbitro non fischia, allora prova a ripartire Real Cassino, Fantaccione all'indietro, spara in avanti Pittiglio,
Non trova però compagni, trova direttamente Raso che rilancia l'azione per i suoi. Sulla sinistra spazio, se lo prende tutto, Festa davanti a lui, basso il colpo di tacco di Basso a far proseguire la corsa di Festa. La palla in mezzo, Petronzio la stoppa, c'è Tortora vicino, Petronzio però si trova circondato, non ha neanche il tempo di alzare la testa e perde palla, la riconquista per un attimo Milone. Poi il fallo di Pepe su Gergo, che era stato bravo a riconquistare palla, poi a subire il fallo, far respirare i suoi. Si riscalda un giocatore per il Real Cassino, mentre sta levando la pettorina Vittorio Melaragni. Credo sarà il primo cambio di questa partita per mister Roberto Zollo. Battaglia di testa, il pallone che arriva a Pepe, smistato non benissimo. Milone si impegna ma non riesce a mantenere il possesso. Fantaccione, Gelfusa sfortunato poi sul rimpallo. Fallo laterale per il Formia. Abbiamo superato il quarto d'ora di questo secondo tempo, 17° in corso, sempre 2-0 per la squadra di casa, che recupera palla con Sar, Basso la mette giù, sale come sempre Festa, servito però Petronzio, ottimo lavoro del numero 9 che adesso serve Festa, Sar con calma, il Formia ragiona, sbaglia Sar che però va a riprendersi palla. Attenzione Sar, la sua percussione, la scivolata dura ma regolare di Venditti. Pepe si fa ingannare dal rimbalzo, ripiega il Formia all'indietro, a Grillo servitore a battaglia, sparacchia questo campanile, non riesce a tenerla Tortora. Tomaselli si gira, prova a servire lo scatto di Gelfusa, recupera la difesa, Tomassi in mezzo al campo, all'indietro per Marzocchella, vicino a lui Venditti, preferisce però andare direttamente da Calcagno. Kadam, Tomassi per Venditti, ancora Kadam, rallenta il ritmo il Real Cassino che ha bisogno di capirci qualcosa. Il buono intercetto di battaglia, Pepe, Sar, Petronzio, il tocco per Tortora che manca l'aggancio, non era facile, qui brava Otiero a conquistare palla, è una situazione pericolosissima, è rimasto giù un giocatore del Real Cassino, si gioca perché avanza Festa, c'è libero sulla destra, servito Milone, tenera di rigore, il tiro, la palla lenta lenta che finisce sul fondo a portiere battuto, diagonale preciso ma non abbastanza. Milone in contropiede. Resta quindi 2-0 il punteggio e arriva il primo cambio della partita. Dovrebbe entrare, come se abbiamo visto bene, se ho visto bene, Loris Marandola. Anzi no, scusate, Vittorio Melaragni. Vediamo se ci ho preso, intanto esce con il numero 8 Fantaccione, eh sì, ed entra con il numero 15, quindi Vittorio Melaragni. Vediamo se cambierà la disposizione tattica il Real Cassino, che deve cercare di rimettere su una partita che se n'è andata nel corso del primo tempo, mentre c'è cambio anche per il Formia. Esce Rosario Milone, entra Giuseppe Lucignano. Anche qui vediamo se ci sarà un cambio di disposizione, Lucignano solitamente fa il terzino,
Se vediamo dove si andrà a disporre, probabilmente resterà a fare l'esterno alto. Va proprio a recuperare palla Lucignano, serve Tortora, torna il pallone sulla destra per Lucignano, prova a lanciare in profondità Petronzio, buona la copertura di Kadam che poi si appoggia a calcagno. Gelfuse è andato a fare l'attaccante assieme a Tomaselli con Di Nardi a fare il trequartista e quindi Melaragni a fare la mezzala destra. Intanto sale Real Cassino sulla sinistra, la palla in mezzo, respinge a Grillo, la palla resta proprio in disposizione della Real Cassino, il colpo di testa lo tira a liberare, il tiro da fuori di Tomassi che si impenna. Riesce quindi altissimo sopra la porta di Raso, quindi non cambia disposizione tattica né la Real Cassino né il Formia, semplicemente Lucignano prende il posto di Milone sulla destra, un Tortora fare il centrale dei sulla tre quarti, Basso che resta sulla sinistra, mentre hanno ruotato gli uomini di Zollo, ma resta questo 4-4-2 col rombo. Sar di testa su questo campanile, attenzione, il pallone schizza nella zona di Autiero, bravo di testa ad appoggiare a Raso ed evitare ogni tipo di problema, chiama palla a Grillo che aveva un po' di spazio, sopra si ferma perché Raso controlla. 22esimo nel corso del secondo tempo, 2-0 per il Formia. Raso lancia sulla sinistra, Basso anticipato di testa da Venditti, rimessa con le mani. Si attende il pallone, rimessa che sarà battuta da Gabriele Festa. Pepe, ancora Festa all'indietro per Autiero, col mancino in avanti, il colpo di testa di Tortora sulla sinistra a cercare Basso, non riesce a tenerla in campo. No, non era uscito il pallone, quindi viene fischiato calcio di punizione per il Formia. Non era uscita la palla, non era uscita, convinto del fallo laterale Venditti, andato a prendere il pallone con le mani, calcio di punizione già battuto, ma l'arbitro ferma tutto, vuole vederci chiaro. Bravo, guarda lì, non è uscito. I giocatori della Real Cassino a colloquio col direttore di gara, nel frattempo si perdono secondi preziosi proprio per la squadra ospite, tempo che verrà recuperato in ogni caso alla fine. Intanto calcio di punizione, 6 giocatori a scaldarsi per il Formia, 4 per la Real Cassino, mentre al 23esimo che sta per concludersi, è appena iniziato il 24esimo minuto, calcio di punizione sul settore di sinistra per il Formia, posizione avanzata, siamo oltre a tre quarti campo, pronto a battere Pepe, pericolo numero 1 per la difesa della Real Cassino, è Battaglia il pallone che va proprio verso il numero 5 che fa la sponda. Ancora lui di testa, la palla che resta lì, Tortora fuori dall'area, addirittura prova la conclusione per liberarsi della pressione, alla fine alleggerisce verso il proprio portiere Lucignano, fuori dalla propria area di rigore Raso, il colpo di testa di Marzocchella, ma c'è la posizione irregolare di Tortora che è andato a impensierire Marzocchella, calcio di punizione battuto. Tomassi all'indietro per Marzocchella, sale sempre Tortora a fare da fare a portare la prima pressione, Kadam di testa a Grillo, Pepe cicca, ma sbaglia anche Tomassi, allora Sar va a prendersi questo pallone sbagliando però l'appoggio per Tortora, si arrabbia Basso, il fallo qui di Autiero, si è fischiato con un pizzico di ritardo, poi Basso allontana il pallone. Il signor Bosco di Ostia gli va a dire qualcosa. Nessun cartellino ancora, attenzione, la palla dentro
il fuorigioco, ma Tomaselli aveva in ogni caso sparato fuori da solo davanti al portiere. Fortuna per lui, si può addurre l'errore a una consapevolezza di essere in fuorigioco. Fatto sta che aveva sbagliato. Fuorigioco, calcio di punizione per il Formia, ma ancora una volta battuto con palla in movimento per l'ennesima volta. Signor Bosco di Ossia Lido a chiedere calma ai giocatori in campo. Raso con il destro a cercare la testa di Petronzio, la spizzata del numero 9, libera la difesa, ha cercato Gelfusa, la palla arriva da Gergo, marcato però da due uomini, pallone che si perde in fallo laterale che è rossoblù. Kadam, Marzocchella lascia scorrere il pallone, poi serve Melaragni, forse addirittura il primo pallone toccato da Melaragni da quando è entrato in campo, segno di quanto la Real Casino stia trovando difficoltà a giocare contro un Formia che dopo il 2-0 sembra essersi liberato di un peso enorme sulle spalle. Venditti sul fondo, il cross completamente sbagliato, rimessa dal fondo regalata dal numero 3 al Formia, che potrà andare a battere con tutta calma con Raso che va a recuperare il pallone. Salgono gli uomini di Pernarella, batte Raso, basso, si fa soffiare il pallone da Melaragni, attenzione che ancora la pressione del numero 11 su Kadam, lancia il pallone in avanti più per liberarsi che per impostare, infatti Formia recupera, Sar all'indietro per Autiero. Raso, Festa, Sar in mezzo a due, se la cava servendo ancora Festa. Autiero sbaglia il rilancio, addirittura va alla conclusione qui Tomassi da lontano senza impensierire Emanuele Raso, 28esimo. Si sta preparando credo un altro cambio per il Formia, vedremo chi entrerà e al posto di chi. Melaragni lotta con Sar, basso completa il disimpegno. Festa, Petronzio la spizza, palla leggermente lunga però per Tortola, recupera Real Cassino. Kadam in avanti, Gelfusa anticipato la battaglia, ancora ospiti per il possesso palla, Melaragni allarga sulla destra dove sale Venditti, sfida Festa, pallone di ritorno però troppo corto di Tomaselli, non libera bene Autiero, Melaragni, il tunnel su Sar, Venditti ancora in possesso, deve però tornare indietro, cerca spazi che non ci sono, alla fine Sar lo mette giù regolarmente però secondo il guardaline e il direttore di gara. Basso, Petronzio, attenzione che si sta distendendo in avanti il Formia, Petronzio porta palla, sono tutti in fuorigioco, alla fine deve tirare Petronzio, palla respinta dalla difesa, ancora Formia in possesso però a Grillo sulla destra, si appoggia all'indietro su Pepe, palla buona per Basso, facendo il pallone lo mette giù, sfida l'uno contro uno, si libera di Tomassi, palla dentro per Tortora e arriva il gol del 3-0. Ancora una grande iniziativa di Basso che lascia sul posto Tomassi, mette in mezzo e Tortora a rimorchio segna il gol del 3-0 al 29esimo minuto del secondo tempo. Dopo aver sbagliato quel tiro a porta vuota, Tortora sotto misura mette il sigillo probabilmente a questa gara, 3-0 alla mezz'ora. Formia che ha iniziato questo secondo tempo come aveva finito il primo, cioè con molta più presenza di spirito e mentale in campo, levando ogni possibilità al Real Cassino di creare azioni.
Buona la pressione, buono tutto, ma ancora una volta una grande iniziativa di un grande basso che sta davvero dominando in questa gara. Petronzio, Kadam, ancora Petronzio che però commette fallo sul numero 5. Il fischio di Bosco. Calcio di punizione per la squadra ospite. Mazzocchella allarga sulla sinistra. Rientra bene Pittiglio, serve Melaragni, il tiro. La parata di Raso. Buono il tiro di Melaragni. Attenzione adesso però al Formia che si distende ancora in avanti, il passaggio buono, il tiro sbilenco però di Lucignano, basso per, poteva alimentare l'azione offensiva ma era in posizione irregolare. Calcio di punizione quindi per Calcagno, ma il Formia quando può andare in contropiede pericolosissimo in questo secondo tempo. Ancora un pallone recuperato da Lucignano, poi Petronzio commette nuovamente fallo ancora su Kadam. Tomassi si appoggia su Kadam. Peso quasi in controtempo Pittiglio che deve arretrare per recuperare questo pallone, sulla pressione di Lucignano subisce il fallo, esce quindi così dalla pressione il Real Cassino. La palla buona per Gelfusa con il destro in area di rigore. Ottiero, poi Pepe e Lucignano. Gelfusa a controllare il pallone in rimessa. Recupera però ancora palla sulla tre quarti difensiva. Il Formia, Sar spara in avanti. Kadam. Fallo qui subito da Tortora. Calcio di punizione per il Formia, credo cambi per il Real Cassino, vedo movimento dalla panchina, si sta preparando il secondo cambio per la squadra ospite. Gelfusa, attenzione a questo contropiede del Real Cassino, non ci sono uomini però in appoggio a Di Nardi, rientra sul mancino, scarica su Venditti che ancora una volta però calcola malissimo la traiettoria di questo cross e finisce sul fondo e non di poco. Arriva il cambio per il Formia però. Dovrebbe entrare Gianluca Nulli, classe 2001. Vediamo al posto di chi. Credo arriverà a momenti anche il cambio del Real Cassino. Esce Luigi Tortora, autore del gol che ha messo il lucchetto a questa partita. Entra al suo posto Gianluca Nulli. Credo cambi poco nello scacchiere tattico, semplicemente basso va al centro a fare il trequartista centrale. Nulli che si allarga a sinistra. Sar in avanti senza pensare troppo. Kadam può mettere giù con il mancino, cercare lungo
lo scatto di Tomaselli. Festa, evitano il calcio d'angolo i due con Autiero. Ancora Festa, proprio Nulli tocca il suo primo pallone e quasi lo regala, anzi lo regala a Gelfusa in area di rigore. Il mancino verso il secondo palo e il gol di Gelfusa. Un lampo di classe di Alessio Gelfusa. Mancino a giro con tutto lo specchio coperto, ha pescato l'unico angolo possibile. Palo gol, impossibile per Raso arrivare su questo pallone e accorcia le distanze il Real Cassino, che aveva bisogno di uno squillo di tromba, che è arrivato con questo gol. Adesso vedremo cosa succederà in questo finale del secondo tempo. C'è stato un altro cambio, è entrato con il numero 17 nel frattempo Patella per il Real Cassino, se non ho visto male è uscito Mazzocchella. Pepe Petronzio si fa fermare però proprio dal nuovo entrato Patella. Gelfusa si ferma in mezzo al campo per aprire a sinistra, la scivolata di Grillo rischiosa. Gergo, Battaglia, basso, sbaglia il controllo. Venditti, Tomassi, che è diventato, se non vedo male, è diventato capitano dopo l'uscita di Mazzocchella. Colpo di testa di Festa a recuperare Nulli, cerca Petronzio, lo cerca male però con un raso terra intercettato da Patella. Poi Nulli stesso va a chiudere sul lancio del numero 17, fallo laterale. Tomassi per Gergo, Pittiglio, Gelfusa ancora per Pittiglio, attenzione il fallo, scivolata dura di Agrillo. Calcio di punizione, arriva un altro cambio per il Real Cassino con il numero 2, dovrebbe uscire proprio Pittiglio che ha subito anche questo intervento. Adesso vediamo al posto suo chi entrerà, chi sta entrando, che non abbiamo visto la lavagnetta girata proprio nella prospettiva peggiore per noi. È entrato con il numero 16 Loris Marandola. Calcio di punizione, batte Tomassi, la palla bassa messa fuori da Pepe, poi basso di testa, spara il pallone alto in qualche modo, il Formia cercando di allontanare, poi Battaglia subisce qui un fallo abbastanza evidente, l'arbitro ci ha dovuto pensare, non so bene perché, ma il fallo di Venditti su Battaglia, brutto, non tanto per la cattiveria, ma perché è entrato in maniera totalmente scoordinata il numero 3 del Real Cassino. Brutta la caduta di Battaglia, che però piano piano sembra rialzarsi. Anche lo stesso Venditti fatto male, i due si sono allacciati praticamente in volo, sono caduti male entrambi, tanto che Battaglia si rialza addirittura prima di Venditti. Brutto scontro tra i due, gioco temporaneamente fermo, non c'è stato recupero nel primo tempo, penso ci sarà, e anche abbastanza corposo in questo secondo, perché siamo nel quarantesimo della ripresa. Il gioco si è fermato spesso mentre proprio Battaglia e Venditti devono uscire dal campo, visto che sono state loro prestate le dovute cure. Vediamo adesso bene
Meno vedo, voi giustamente avete la camera puntata sul pallone, ma come si è allargato il ventaglio offensivo del Formia da sinistra a destra con Petronzio, Nulli, Basso e Lucignano. Sono rientrati intanto i due giocatori coinvolti nello scontro di poco fa. Il pallone schizza, arriva nella zona di Petronzio che addirittura prova il tiro al volo, subisce il fallo di Kadam che si spiega con il direttore di gara. E fallo c'è ed è calcio di punizione per il Formia al 41esimo minuto con i padroni di casa avanti 3-0 le marcature avanti 3-1 ovviamente le marcature di Petronzio e Basso nel primo tempo, poi il 3-0 di Tortora nel secondo e il gol del 3-1, un bellissimo gol dobbiamo dirlo, di Gelfusa che ha approfittato di un regalo in area di rigore. Totalmente però coperto, lo specchio ha lasciato partire questo sinistro a giro che ha baciato il palo rendendo impossibile l'intervento al raso, segnando il 3-1 che ha ridato speranza alla Real Cassino che però non è riuscita dopo il gol a dare ancora sviluppo alla propria manovra offensiva. Calcio di punizione che andrà a battere Pepe presumibilmente verso la porta. Il tiro, la palla alta, finisce oltre la traversa. Nessun pericolo per la porta di Calcagno. Rimessa dal fondo. Patella. Con il destro, profondo, a cercare la testa di Tomaselli, anticipato. Battaglia però non è preciso. Tomassi all'indietro ancora per Patella, la pressione di Petronzio ci mette il piede, fallo laterale su cui può salire in pressione il Formia. Patella lascia a Venditti la battuta. Spizza di testa Tomaselli, Autiero allontana, Tomassi non mette giù, interviene Basso che recupera l'ennesimo pallone della sua partita. Pepe, Autiero, ancora lui a lanciare in avanti, battaglia di testa su questo lancio, poi Sar di testa a mettere il pallone in fallo laterale su Melaragni. Non ci arriva Venditti, errore in impostazione della Real Cassino, ancora confusa la manovra dei giocatori ospiti. Festa profonda a cercare lo scatto di Basso, confusa anche la manovra difensiva del Real Cassino e spazza in fallo laterale sulla pressione di Basso. Erano in tre, considerando i due difensori più il portiere, non hanno trovato niente di meglio che spazzare in fallo laterale. Chiaramente accusato i gol subiti da squadra ospite che non è riuscita però a riaversi dopo aver segnato il gol del 3-1. Merito sicuramente della pressione della squadra di casa che non si è mai esaurita neanche dopo aver trovato il 3-0. Sarri in rovesciata cerca e trova Petronzio che tiene il pallone in campo con il tacco, palla che però poi prende il giro sul terreno di gioco e schizzando piano 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 si accomoda sul fondo. Rimessa quindi per Calcagno quando siamo arrivati al 44esimo minuto. Si prepara un altro cambio per il Formia, mette qui bene Venditti, esce in mezzo a due, finisce giù, subisce subito il fallo di Nulli, calcio di punizione. Eravamo oltre il centrocampo, battuto in fretta Tomassi dietro la linea del centrocampo, la sponda a cercare Tomaselli, sventa la difesa del Formia con Sar che spara in avanti, bene Basso da solo in mezzo al campo, può girarsi con calma, servire poi sulla sinistra dove sale Nulli. In mezzo Petronzio, la palla dentro, però sul secondo palo Lucignano la rimette in mezzo, Basso in qualche modo, c'è un tocco di braccio per il direttore di gara, braccio però anche attaccato al corpo, comunque l'arbitro ha ritenuto giusto fischiare questo calcio di punizione, noi lo diciamo sempre, ne approfittiamo visto che siamo nel corso dell'ultimo minuto della partita, oggi non l'abbiamo ancora detto, noi come politica di redazione, ma penso anche come atteggiamento personale, in assenza di replay, VAR, quant'altro,
ci fidiamo di chi si allena una vita intera e tutti i giorni della settimana per fare questo mestiere. Io l'arbitro non lo so fare, quindi mi fido sempre delle decisioni della terna arbitrale, quest'oggi Bosco di Ostia Lido, De Lorenzo di Latina e in Guate, sempre di Aprilia. Mentre il pallone è finito tra le braccia di Emanuele Raso, sale la squadra di casa per questi ultimi secondi del secondo tempo, 3 minuti di recupero che iniziano in questo istante. Pepe, sale Lucignano, servito basso, la sponda ancora per Lucignano che sale sulla destra, lo marca stretto Tomassi, Lucignano se ne va in mezzo a due per la scivolata vincente di Tomassi, non c'è fallo per il direttore di gara, il pallone che sbatte sulla schiena di Pepe, non può intervenire Lucignano perché è in fuori gioco, Pepe salva dal fallo laterale, alla fine guadagna il calcio d'angolo, no, c'è rimessa dal fondo, ma pregevole qui l'azione di Pepe. Con palla alta in palleggio, ha prima recuperato il pallone, poi si è liberato di due uomini, alla fine è stato però chiuso. Attenzione che c'è il cambio, esce il portiere. Attenzione che c'è il cambio, ma non stiamo capendo bene. Forse non c'è i guantoni. Di certo c'è che esce Giuseppe Calcagno. Entra quindi Landolfi per Calcagno mentre esce basso a prendersi gli applausi del pubblico con Alessandro D'Aprile che fa il suo ingresso in campo. Raramente vediamo sostituire il portiere, Calcagno che aveva subito un colpo, ha resistito fino alla fine Zollo concede l'onore del campo a classe 79 Luciano Landolfi, mentre è entrato per il Formia, l'abbiamo detto, Alessandro D'Aprile, classe 89 al posto di Basso, a modesta opinione di chi vi parla, migliore in campo ma a mani basse. Mentre qui una fase confusa dell'azione regala la rimessa laterale alla Real Cassino. Siamo nel corso del terzo minuto di recupero. Tomaselli di testa, Autiero sempre di testa. La palla diventa buona proprio per D'Aprile. Di Suola. Serve Festa, Kadam poggia all'indietro, tensione perché quasi recupera palla Lucignano, Gergo per Kadam, e finisce qui 3-1 il punteggio finale, il Formia si riprende dopo due sconfitte consecutive e cerca di rimettere quindi in piedi un girone di ritorno iniziato non nel migliore dei modi, serviva una scossa, è arrivata con 3 gol di Petronzio al 9° minuto, di Basso al 34° su calcio di rigore e con Tortora al 29° del secondo tempo. A niente serve il gol della bandiera di Gelfusa al 35° che non ha ridato le speranze alla Real Cassino di recuperare questa partita. Real Cassino che quindi si ferma dopo una vittoria, quella contro il Casalvieri nell'ultimo turno, seconda sconfitta nelle ultime 3 partite per una squadra che ha comunque iniziato benissimo questo 2019, gli applausi dei tifosi di casa per la squadra che oggi si è ripresa assolutamente, soprattutto nel secondo tempo siamo tornati a vedere un bel gioco da parte degli uomini di Pennarella che può esultare in attesa di sapere chiaramente i risultati delle altre squadre in vetta alla classifica.
per la 22esima giornata del girone D del campionato di promozione razziale. È tutto da Davide Guzzardi in cuffia, Tiziana Palombi alle riprese, un abbraccio e un saluto, restate con noi per le interviste della post partita e poi sempre con noi per tutti gli appuntamenti, sempre qui su Telegolfo. Eccoci qui con mister Pernarella, dopo la vittoria con la Mistral prima della sosta sono arrivati due pareggi, una vittoria e poi due sconfitte consecutive, serviva una scossa, oggi è arrivata con una bella prestazione soprattutto nella ripresa e un 3-1 rotondo che dà l'idea anche di qual è stata, di qual è stato l'impegno della sua squadra appunto soprattutto nella ripresa ma anche per tutta la partita. Quello che serviva oggi fare 3 punti, abbiamo fatto i 3 punti e al momento siamo soddisfatti di quello, poi valutiamo e vediamo tante altre cose perché non era facile venire dopo due sconfitte, giocare in casa e rifare partita tua. Noi ci siamo riusciti con difficoltà, complimenti al Real Colosseo che ci ha messo in difficoltà in un paio d'occasioni, ma noi la palla in certi momenti pesava, invece di pesare mezzo chilo pesava 50 kg. Infatti se l'idea soprattutto nel primo tempo è stata proprio questa, l'abbiamo sottolineato anche in cronaca, partita molto bloccata nella prima fase del primo tempo fino più o meno alla mezz'ora quando poi è arrivato il gol di Basso sul rigore, tra le cose grande prestazione di Basso che a un certo punto è salito proprio in cattedra, si è conquistato il rigore che ha realizzato lui stesso. Da quel momento sembra proprio come se il Formia si fosse tolto un peso enorme dalle spalle, perché è proprio da quel momento che la sua squadra ha ricominciato a giocare come conosciamo, come sappiamo, e a creare anche occasioni che sono state fallite in modo anche abbastanza clamoroso a volte. Assolutamente sì, però ho detto, noi il primo tempo non abbiamo fatto una buona prestazione, eravamo molto nervosi, contratti, e questo la dimostrazione che abbiamo sbagliato tanti appoggi, tanti passaggi elementari, ma proprio perché dovuti all'importanza della partita, questo lo sapevamo. Però poi alla fine, dopo il secondo gol, ci siamo un po' sbloccati e abbiamo fatto un secondo tempo diverso. Anche perché contro una squadra che diciamo non ha la nomea della Mazzagrandi, ma è una squadra che ha dimostrato che contro le prime squadre della classifica di saper portare punti a casa, il pareggio contro il Monte San Biagio, la vittoria contro la Nitrella, è riuscito a mettervi in grossa difficoltà con una buona pressione nel primo tempo, non che loro siano riusciti a creare grossissime occasioni nel corso della partita, ne ricordiamo una con un miracolo di raso su Tomaselli da 2 passi, per il resto comunque sarà abbastanza equilibrata, una squadra che poteva mettervi in difficoltà e che l'ha fatto a dimostrazione di quanto, e lo ripetiamo quasi ogni settimana, questo campionato sia competitivo dalla prima all'ultima posizione. Assolutamente sì, loro non per niente hanno fatto 8 vittorie, quindi se la giocano con tutti quanti a viso aperto, è una squadra che o vince o perde, ha fatto solamente 3 pareggi fino adesso, quindi sapevamo che era una squadra insidiosa che ci poteva mettere in difficoltà e ci ha messo in difficoltà, però poi fortunatamente oggi ci è andata tutto bene, abbiamo fatto dei gol, abbiamo sbagliato come di solito lo facciamo anche domenica scorsa, gol clamorosi, però poi questo è anche calcio, comunque era importante fare 3 punti e li abbiamo fatti. La squadra era il Cassino che lo ricordiamo comunque ha avuto un inizio di 2019 ottimo perdendo una sola partita e conquistando mi pare se non vado errato 2 vittorie e 2 pareggi abbastanza, poi ha iniziato sicuramente molto bene questo 2019, era molto difficile fermarli, oggi ci siete riusciti in casa, era importante, e con uno sguardo alla classifica i punti l'abbiamo sentita magari prima parlare con i nostri colleghi, detto guardiamo partita per partita senza preoccuparci troppo della classifica che prima di oggi recitava 7 punti dalla vetta, 6 comunque dal secondo posto, è un campionato che resta aperto anche per il Formia per quanto riguarda le posizioni di testa. Ma noi quello che abbiamo fatto qualche settimana fa, abbiamo detto ai microfoni vostri qualche settimana fa che anche il Formia sta nelle pretendenti, poi abbiamo avuto delle difficoltà, non ci ha girato molto bene e abbiamo perso delle partite, ci siamo allontanati dalla vetta, però noi ce la giocheremo con tutte quante fino alla fine per cercare di lottarcela e poi con tutte quante, poi alla fine tireremo le somme, noi sicuramente ci saremo fino alla fine, non molleremo mai fino a quando la matematica non ci
ci dà la sentenza che i primi, il secondo e il terzo hanno fatto. Chiudiamo con la prossima partita contro il Casalvieri, faccio una domanda da un punto di vista tattico, vediamo se ci ho capito qualcosa di quello che ho visto dalla piccionaia. Oggi è sembrata la squadra schierarsi con un 4-2-3-1. La domanda è se con il ritorno di Zacco dalla prossima partita se potremo rivedere questo tipo di assetto tattico, che comunque oggi ha portato i suoi frutti, perché è servito molto spesso a prendere in controtempo, soprattutto sugli esterni, i difensori, e soprattutto a far arrivare i servizi dal centro per smistare il gioco davanti. Se ha dato le risposte, al di là del risultato, che lei magari voleva questo tipo di assetto, se con il ritorno di Zaccaro magari assisteremo a un ritorno al 4-3-3, oppure se si continuerà a giocare con questo sistema. Valutiamo in settimana, lavoriamo, ma anche molte volte per cercare di capire come giocano le squadre avversarie, e di conseguenza noi lavoriamo in settimana in funzione per cercare di battere, di trovare i punti deboli della squadra avversaria, almeno ci proviamo. Okay, quindi nessuno spoiler, ci ho provato, ma vi ringraziamo mister Pernarella. Grazie a voi, sempre un piacere. Così con mister Zollo, finita una partita che è stata molto intensa ed equilibrata nel primo tempo, poi la squadra è sembrata non riuscire a reagire dopo il colpo del 2-0, avete anche trovato il gol per cercare di racciuffare questa partita nel secondo tempo, ma è sembrata quasi mancare una spinta quasi emotiva per riuscire a rimettere in piedi la partita. Sì, diciamo che il primo tempo forse non meritavamo assolutamente il 2-0. Il calcio di rigore e il 2-0 ci ha dato il colpo del KO. Il secondo tempo non siamo proprio più scesi in campo. Al di là della prodezza balistica di Gelfuso alla fine, però non abbiamo fatto lo stesso gioco del primo tempo. Primo tempo non posso rimproverare niente, ragazzi, solo che ci siamo mangiati un po' qualche cosetta e lì davanti abbiamo sbagliato. È stato un intervento di raso sul tiro di Tomaselli proprio nel primo tempo, l'abbiamo commentato anche con il suo collega Pennarella, che avrebbe potuto sicuramente mettere la partita su binari differenti. C'è comunque, come ha detto lei, un primo tempo in cui la sua squadra non ha demeritato, anzi un passivo che è stato probabilmente anche troppo ampio alla fine dei primi 45 minuti per una gara che è stata molto equilibrata. La sua squadra non ha, diciamo, la nomea della Mazzagrandi, ma una squadra che comunque con le squadre in vetta alla classifica, almeno in questo inizio di giugno di ritorno, ha saputo sempre trovare dei punti, quindi che è riuscita a mettere in difficoltà anche il Formia, che ha ambizioni di un posto quantomeno nei playoff. Sì, sicuramente non sono questi i punti che dobbiamo fare noi, però con le grandi spesso ci esprimiamo meglio, perché siamo abituati, magari siamo lì, soffriamo, combattiamo, abbiamo più qualche difficoltà a impostare il gioco, cosa invece oggi ho visto bene, perché il primo tempo mi è piaciuta veramente tanto la squadra. In merito al portiere, ha fatto due miracoli il primo tempo, uno sotto Maselli sulla linea di porta, spaventoso, che forse poteva portare la partita su un altro binario, però sono tutti forse, il Formia ha vinto 3-1, quindi onore al merito. Un inizio di giorno di ritorno e comunque sorride la sua squadra, perché questa è arrivata questa che è la seconda sconfitta in un giro di ritorno, soprattutto un rientro dalla sosta natalizia che vi ha visto collezionare punti su punti e risalire piano piano la china in classifica. Ci sono le prospettive per chiudere al meglio questa stagione, se pensate di poter mantenere questo stato di forma, come ha detto lei, con le grandi spesso vi riuscite a esprimere bene. Alla prossima c'è il Roccasecca, che è grande almeno a guardare la classifica, in questo momento non sembra. Quali sono i mezzi che lei ha a disposizione per riuscire poi a mantenere questo assetto magari fino alla fine del campionato? Allora, noi da dicembre abbiamo vissuto una rivoluzione, abbiamo cambiato 9-10 giocatori, quindi rimettere tutto in piedi è stato difficile, pensavamo di non farcela, invece abbiamo trovato una giusta quadratura fatta di voglia di lottare su ogni pallone. Finché abbiamo questa voglia e questa intensità possiamo salvarci, appena abbassiamo questa voglia e questa intensità siamo una squadra che può perdere pure con gli amatori. Noi ringraziamo mister Zollo, chiaramente facendo gli auguri a te di buona domenica, di buon ritorno, di trovare quindi questa quadratura del cerchio. La ringrazio, buona giornata.